Amici, amici leghisti, ma soprattutto patrioti indipendentisti, è stata lunga la traversata nel deserto. Quando accettavamo da bravi soldati politici linee più tranquille, più morbide, e ci dicevano che dovevamo andare a Roma, che noi l'abbiamo sempre pensato, che a Roma si andava e si correva un solo rischio, quello di romanizzarci, quello di impaludarci con la farina di quell'enorme mugnaio romano che non conosce la libertà. Lo conoscono al sud i movimenti indipendentisti, ai quali rivolgo un abbraccio fraterno, perché noi vi vogliamo bene, noi che vi vediamo finalmente combattere anche voi contro Roma ladrona. Noi però abbiamo il merito storico di aver cominciato quel giorno con l'Umberto, no, e nei nostri movimenti identitari anche prima, e io so che verrà rievocato fra un po' degnamente da chi conta molto più di me, Gippo Farassino, ma vedete, il magone, perché ieri un giornale che dovrebbe essere torinese ha pensato bene di fare della cattiva ironia persino nella cronaca del funerale, al quale tutta la migliore Lega, vero Cota, eravamo presenti, no? Molti di quelli che da Farassino sono fatti diventare deputati, senatori, ministri, magari non hanno trovato il momento, parlo dei piemontesi che erano comodi a venire, e il giornale ha pesantemente ironizzato, c'è un no global che scrive sulla cronaca della stampa, uno che conta niente, mi dicono che ha già fatto molte gaffe, però si è permesso questa volta di fare della bassa ironia in una cronaca di un funerale di un grande piemontese che oggi sarebbe stato presente, perché loro alla stampa non lo sapevano, ma Gippo aveva chiesto di essere presente, e che noi abbiamo sempre nel nostro cuore, perché noi abbiamo nel cuore quelli che hanno cominciato prima di noi, quando era difficile. Adesso abbiamo deputati, senatori, sindaci, presidenti, siamo un movimento forte, rappresentativo, anche con dei mezzi. Beh, a proposito dei mezzi, io voglio anche ricordare che noi indipendentisti l'abbiamo trovata dura e abbiamo dovuto tirare fuori i soldi di tasca nostra per mantenere le nostre iniziative. Eravamo una corrente anche per qualche tempo un po', non una corrente, ma insomma dei gruppi un po' malvisti. Oggi, con le parole di Salvini, ci sentiamo di nuovo alla guida morale di questo movimento, che torna a essere un partito, un movimento di lotta per l'indipendenza della Padania. Io non avrei altro da dire. Il risultato è questo, e abbiamo in prima fila i rappresentanti di quell'Europa dei popoli, ci vengono a dire, ci dipingono anche oggi il titolo della stampa, quelli che sono contro l'Europa, sto cazzo, noi siamo quelli dell'Europa dei popoli, e qui c'è l'Europa dei popoli, che va da Brest a Mosca, perché Mosca è Europa, non la Turchia, Mosca è Europa, noi siamo con quel Putin che oggi rivendica il senso di identità che molti traditori della nostra identità europea, quelli che vogliono allargare, quelli che vogliono modernizzare, quelli che ci hanno privati persino della sovranità più importante, quella monetaria, trasferita senza consultare i nostri popoli alla Banca Centrale Europea, una banca privata, controllata da quattro gnomi. Noi non siamo quell'Europa, grazie a Dio. E grazie a questa Lega che, pur commettendo degli errori di percorso, non si è mai sbagliata nelle battaglie da fare. Io voglio ricordare, visto che siamo al Lingotto, la battaglia che la Lega in Regione e anche in Europa, perché Cota mi rompeva i coglioni dal mattino alla sera e mi diceva: difendi l'auto del Piemonte, e oggi il giornale della Fiat ci tratta in questo modo di merda, è una vergogna, perché noi qui al Lingotto ci siamo, perché è il simbolo del lavoro del Piemonte, di quel lavoro c'è un nostro militante, Zenga,
che quando parla di politica dice sono un ex allievo Fiat, non dice sono un vecchio militante, perché la sua identità è quella. Noi siamo gli operai della Fiat, noi siamo un movimento operaio di lavoro, di piccoli, come dice. C'è un altro militante, Zenga, che quando parla di politica dice sono un ex allievo Fiat, non dice sono un vecchio militante, perché la sua identità è quella. Noi siamo gli operai della Fiat, noi siamo un movimento operaio di lavoro, di piccoli, come diceva un grande politico europeo, i piccoli. Siamo nella battaglia per difendere l'Europa dal pericolo islamico, come fa un leader coraggioso come Geert Wilders, che io incontrai molti anni fa a Roma, non lo voleva incontrare nessuno. Adesso c'è questa forza europea che nasce e fa tremare l'Europa delle vecchie cancellerie. C'è una nuova Europa che nasce e io, come piemontese, sono orgoglioso che dicano della nostra Lega, della nostra battaglia politica, qualche pagina di errori anche gravi. C'è, ci sarà stata, ci sarà, speriamo di no, anche in futuro, ma quante pagine gloriose. Quando quattro gatti senza soldi abbiamo organizzato un muro umano sul Po e solo la TV svizzera, Rai di merda, diceva che eravamo 100.000, eravamo 2 milioni. Che goduria quel giorno vedere la TV svizzera che diceva le cose come stanno. Ieri un regista Rai, che quando ero membro della Commissione Vigilanza Rai mi recava, faceva finta di non conoscere il funerale di Farasino, pensate, e noi dovremmo aver paura di questa gente qua. Si ricordino che noi abbiamo due palle così e non ci fermeremo mai, perché siamo la Lega di battaglia, come dice Salvini, e con lui alla guida in Europa, noi, chiunque ci sia, perché nessuno di noi è alla ricerca di posti, ma stiamo ritrovando, grazie a questo senso, direi naturale, che la Lega ha di rinnovarsi e di ritrovare la strada giusta, stiamo tornando una Lega di battaglia. Noi dobbiamo rispondere in questo modo a chi ci vuole morti. E Dio sa qui in Piemonte se sappiamo che ci vogliono morti, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni perché siamo vivi e forti, perché siamo nel giusto, perché quello che dicono i Forconi e gli altri noi lo diciamo da 10 anni. È quello che finalmente oggi da Torino, dal nostro Piemonte, nasce rivolto all'Europa. È un messaggio storico. Qui rinasce l'Europa dei popoli. Grazie Lega che ci fai vivere queste giornate. Rimani la Lega che abbiamo conosciuto agli inizi, povera ma combattiva. Noi siamo i nuovi templari dell'Europa, pronti a combattere, mai islamici, mai servi, né di Roma né tantomeno di Bruxelles, ma uomini liberi dell'Europa dei popoli, con le nostre bandiere, la nostra identità, con le nostre regioni e anche con le nostre nazioni. Viva l'Europa dei popoli! È un grande saluto perché, vedete, noi qui in Piemonte ci sentiamo e siamo i vicini di casa della Francia. E vedere, l'altro ieri a Matrix hanno trasmesso un brano di un comizio di Marine Le Pen, vedere una rediviva Giovanna d'Arco alzare questa bandiera dei popoli con quel tono, quella forza che solo certe donne, le nostre donne per esempio, hanno, beh, ti dà una carica. Non siamo più soli, come quando ci guardavano come dei mentecatti all'inizio della battaglia politica.
siamo in tanti in Europa e con gli amici degli altri movimenti che, guarda caso, con queste parole d'ordine raccolgono 20, 25, 30% dei consensi, anche noi torneremo anche elettoralmente fortissimi. Dobbiamo andare avanti con la nostra pulizia, la nostra coscienza pulita, fottendocene di chi ci mette merda addosso. Coraggiosi, perché il popolo è coi coraggiosi e noi siamo coraggiosi. La libertà, diceva Pericle, la libertà è il coraggio, quindi la libertà è la Lega. Viva la Lega! Grazie Arabia Mario, libera. Grazie. Piemont Liber, Piemont Liber, Piemont Liber. Grazie, grazie.